E l'ostetrica mi ha fatto uno strano gesto con la testa, mi ha fatto, non ho capito bene. Allora lui è andato fuori per fumarsi una sigaretta, io corri dietro l'ostetrica. Quando l'ostetrica mi ha visto si è girata e poi mi ha detto non mi chiedere niente. Era un periodo in cui a Bologna in particolare, in tutta l'Emilia Romagna, ma direi che anche a livello nazionale c'era questo atteggiamento, questa tensione politica verso la scoperta della persona e quindi anche verso l'educazione e verso i bambini in particolare. Anche l'apprendimento con ciò che ci capisco è difficile, ma lo cambio ciò quello che voglio. L'anno scorso per noi era impensabile che Luigi potesse andare in appartamento da solo, che Luigi potesse andare a Bursi a studiare, cioè era proprio, se ce l'avessero detto avremmo detto quando mai. Per me è come se avesse già 10 lauree. Provo, poi non so se ci riesco. Buon lavoro. 26. Non è che si dà un esame e va male, scoppia la prima guerra mondiale, diciamo. Io mi ricordo una delle prime volte che siamo andati io e te a fare la spesa. Io avevo due buste e tu ne avevi una. Vabbè. E meno che niente. Meglio che niente. Mi raccomando, divertiti, fai il bravo e ricordati quello che abbiamo fatto via al Frassinago. Con l'esperienza di Bologna, iniziato anche lui, ha preso consapevolezza, praticamente mi fa capire che da me non devi imparare niente, questo mi è piaciuto molto. Di 35 anni che lavoriamo sul superamento degli handicap che i deficit propongo. Ed è possibile anche che Luigi scopra che il piacere della cultura non si lega necessariamente alla laurea, ma che diventi un suo strumento per conoscere il mondo, per emozionarsi, per fornire senso alla sua esistenza. Quienes han ayudado y contribuido a dar el cambio no ha sido la medicina, hemos sido los educadores. Lo que estamos haciendo con Luigi es dejar que ejerza ese derecho. No estamos haciendo otra cosa. Que nadie puede ni debe tomar decisiones por ello. Solo por llegar a la universidad yo pienso que ya es un suceso no de Luigi en exclusivo, sino de la sociedad en general. Pienso que la experiencia de Erasmus es, en una palabra, maravillosa. Yo voglio soltanto que lui stesse con me tutta la vita. Che non mi smetterò mai di amarla. Nothing at all. Nothing at all.